valorizza. E questo ci permette di ricevere il meglio dal Signore. Se noi onoriamo le cose di Dio, se noi onoriamo il Signore, onoriamo tutto ciò che appartiene a Lui, dice onoratevi gli uni gli altri. Noi dobbiamo onorare gli altri, dare valore agli altri, non parlare male, non criticare. Vedete, la cultura oggi è la cultura del giudizio, della critica, la cultura di Cristo, dice la mentalità di Cristo, onora. Vedi che è antitetica. Significa parlare bene, valorizzare, non disprezzare. Quando noi disonoriamo, prendiamo il peggio, riceviamo il peggio. Quando noi onoriamo, ci stiamo preparando a ricevere il meglio, perché Dio vuole darlo. Lode Gesù Cristo. Un'altra virtù, l'integrità. Dice colui che cammina in integrità ed opera giustizia, dice il vero come l'ha nel cuore. Qua io devo intervenire per dire, dice il vero, perché alcuni scambiano questo per dire anche le porcherie dalla parola, dalla bocca, le cose negative. Qua interviene un'altra. Versetto che dice, se hai qualcosa che edifica, dilla, se no taci. Chi può rimanere alla presenza di Dio nel Monte Sion? Significa, chi può vivere? Chi è integro, dice. Integrità non significa perfezione. Integrità significa che è coerente con la fede che professa. Tu immagina, no? Negli ambienti magari in cui viviamo e iniziamo a testimoniare di sai io sono un cristiano, Dio ha cambiato la mia vita e inizia a predicare, però poi nella vita non c'è questa coerenza. Ma tu pensi che qualcuno di quelli che sono vicino a te non lo vede? Tu pensi che le persone sono stupide, ciechi, ma non ti sanno pesare, non sanno vedere, non sanno capire. Noi testimoniamo con la nostra vita, con la coerenza, coerenza su quello che è la nostra fede, non la perfezione. Non c'è nessuno in mezzo a noi perfetto, siamo tutti peccatori, salvati per grazia. E non dobbiamo essere di Cristo solo quando, sai, uno si vede e poi, ma essere uguale anche quando nessuno ci vede. E lo Spirito Santo attraverso di noi trasmette la fede. Se noi riceviamo fede, Dio compirà per noi le cose in cui speriamo. Chi è che lo compie? Chi è il compitore della fede? Chi è che compie le cose in cui noi speriamo? Però ci vuole chi cammina nella fede. Cioè, chi cammina significa camminare in questa speranza, muoversi secondo questa speranza. Ha detto Gesù che noi possiamo compiere opere maggiori. Non è che io lo dico con molta umiltà. Dico, noi vogliamo portare te Gesù, non noi stessi, non il nostro nome. Noi portiamo il tuo nome, il nome di Gesù Cristo. Io vi confesso che il capo del corpo è Gesù Cristo. Il sommo pastore è Gesù Cristo. Il sommo apostolo di questa comunità è Gesù Cristo. Poi, alleluia, gloria a Gesù Cristo. È Gesù. Se noi lo confessiamo, se tu lo confessi, chi è il tuo Dio? Dillo, 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 ti fa bene. Quando tu lo dici, ti fa bene, perché a tutto il tuo essere tu stai
coinvolgendo il tuo essere, spirito, anima e corpo, e stai dicendo al visibile e all'invisibile che tu appartieni a Cristo. L'opposto dell'integrità, sai qual è? L'opposto dell'integro, l'ipocrita. Che deriva dal greco che significa attore. L'ipocrita è un attore. È uno che mostra una maschera, ma dentro non lo è. Vedi? L'opposto dell'integro è l'ipocrita. E Gesù quando venne si scagliò contro chi? I primi che si scagliò? Contro gli ipocriti, i religiosi ipocriti, che avevano una sembianza ma dentro non avevano lo spirito. Capito? Integri. Significa integrità camminare nell'indirizzo, nella coerenza tra quello che noi crediamo e quello che noi viviamo tutti i giorni. Cioè applicare alla nostra vita quotidiana gli elementi della fede. Questa è coerenza, questa è integrità, non perfezione. Altrimenti l'opposto è l'ipocrita, l'ipocrisia. E noi sappiamo che il Signore con gli ipocriti, ma le persone che Lui ha sempre non sopportato, mal sopportato, anzi, non li voleva in mezzo a sé, vicino a sé, erano gli ipocriti. Questo, perché ci servono questi elementi? Perché sono pilastri per la nostra vita. Sono dei pilastri dove costruire, no? I pilastri in una struttura sono fondamentali per poi costruire tutto il palazzo, tutta la casa. Quindi per edificare la nostra vita noi dobbiamo sistemare le colonne, i pilastri. E le virtù sono dei pilastri che tengono la casa, che tengono la nostra vita e su cui puoi edificare tutto. Lode Gesù. Quindi è importante conoscere le virtù, i pilastri della nostra vita, le colonne della nostra vita.